Città della Vita, Reggio e Vibo Ultime. La Città dello Stretto chiude mestamente la classifica stilata dal Sole 24 Ore, preceduta dalla Consorella Calabrese. L'immagine desolante che offrono due città sempre più povere, tanto nei redditi quanto nei servizi. Una chiesa nella tormenta, l'arresto shock di Don Antonello Tropea per prostituzione minorile è solo l'ultimo scandalo, dall'inchino di Oppido ai coinvolgimenti dei preti in affari di mafia, mentre il Papa assicura: userò il bastone. Calabria Verde, gli sviluppi dell'inchiesta, nuove ombre sull'appalto da 100 milioni di euro destinato agli interventi antidissesto idrogeologico, la delibera pubblicata solo 5 mesi dopo, ovvero solo dopo il blitz della finanza. E l'inchiesta di Facciola rischia di mettere in imbarazzo anche Oliverio. I 100 anni di Maria Francesca, la comunità di Dinami festeggia la sua nonnina, l'orgoglioso racconto ai nostri microfoni della centenaria che ha lavorato sin dall'età di 9 anni e che guarda al passato senza alcun rimpianto. Tutti i gol della domenica calcistica e Lega Pro vincono sia il Catanzaro che il Cosenza. In Serie D, Vibonese e Vigor si fermano all'1-1, pareggi con Sbadigli per Regina e Palmese, il Roccella sfortunato a Scordia, il Rende sconfitto a Siracusa. Telespettatori di Raci, buon pomeriggio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione. In apertura del nostro telegiornale, l'ultimo report del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle città italiane. Sprofondano agli ultimi posti della classifica le realtà calabresi, fanalino di coda Reggio Calabria, preceduto da Vibo Valentia. Sentiamo Michela Mancini. Bolzano prima, Milano seconda, Reggio Calabria ultima, ultima su 110 province italiane. L'amara classifica è quella che il Sole 24 Ore stila ogni anno per decretare le città dove si vive meglio. In 12 mesi Reggio Calabria è passata dalla penultima all'ultima posizione, il fondo insomma, più giù di così non si scende. D'altronde gli indici parlano chiaro, il valore aggiunto pro capite anno è di 12.474 euro. C'è un posto in asilo ogni 100 bambini, un cinema su 110 abitanti, 22 regini su 100 sono costretti ad andarsi a curare altrove, ma soprattutto in città solo 39 regini su 100 lavorano. Non va molto meglio per le altre province calabresi, Vibo Valentia occupa la 109esima posizione. Anche i dati sono sconfortanti. La pensione media è di 606 euro al mese, mentre il valore aggiunto pro capite supera solo di poco i 12.000 euro l'anno. Si esporta poco o nulla e lavorano in 36 su 100. A Catanzaro invece gli indici economici generali parlano di una ricchezza maggiore, ma dal punto di vista dell'occupazione la situazione è devastante. Solo 44 catanzaresi su 100 lavorano. Meglio Cosenza, che si attesta al 98esimo posto. Secondo Legambiente è la provincia più verde fra quelle calabresi. C'è qualche libreria e cinema in più, ma il tasso di occupazione non supera il 37%. Vince Crotone, che si posiziona all'89esimo posto. Leggermente più ricca delle altre province, offre più servizi sanitari. La copertura del territorio con la banda larga è quasi totale. Per il resto il dramma è identico al resto della Calabria, c'è solo un asilo ogni 100 bambini e 4 librerie ogni 100 abitanti. Cinema no, neanche uno. E andiamo avanti e torniamo all'arresto del parroco di Messignadi, Don Antonello Tropea, accusato di prostituzione minorile e di altri reati, è solo l'ultimo di una serie di scandali che hanno coinvolto la Chiesa. Francesco Creazzo. Il caso di Don Antonello Tropea, il presunto prete pedofilo di Messignadi, il silenzio della curia locale sono solo l'ultima tegola per una chiesa calabrese, Regina in particolare, travagliata dagli scandali pubblici. Nell'inchiesta contro l'andrangheta del quartiere Condera di Reggio finì Don Nuccio Cannizzaro, cerimoniere del vescovo, parroco della zona e cappellano della polizia municipale. Le accuse: associazione mafiosa e falsa testimonianza. Dalla prima accusa il sacerdote fu assolto, la seconda cadde, condita da fuochi d'artificio nella frazione Regina, per via della prescrizione. La diocesi diretta dal vescovo Milito, invece, fu la protagonista della caldissima estate 2014, quella dell'inchino al boss Giuseppe Mazzagatti a Oppido Mamertina. Fu lo stesso vescovo a vietare, temporaneamente, tutte le processioni della propria diocesi, costringendo i fedeli di Giffone a fare di necessità virtù. Trasferta di massa fino a Mornasco, provincia di Como, dove gli emigrati hanno clonato la statua di San Bartolomeo. Adesso lo scandalo della pedofilia. Eppure Papa Francesco, il pontefice della misericordia, non è stato tenero con questo crimine della Chiesa e con chi lo copre. Farò come Gesù, userò il bastone, confessò in un'intervista ad Eugenio Scalfari. I colpi del bastone petrino, forse, adesso colpiranno la Chiesa di Oppido.
E torniamo adesso ad occuparci dell'inchiesta della Procura di Catanzaro su Calabria Verde, l'ente in house della regione da tempo, sotto la lente di ingrandimento della magistratura. Nuovi sospetti sul milionario bando per gli interventi contro i fenomeni di dissesto idrogeologico, mentre il filone investigativo avviato dalla Procura di Castrovillari potrebbe mettere in imbarazzo anche il governatore Oliverio. C'è più di qualcosa che non torna in Calabria Verde. E l'appalto per le milionarie forniture di mezzi antincendio, su cui poi l'ente in house della regione ha improvvisamente fatto marcia indietro, altro non è che la punta dell'iceberg. C'è quell'altro appalto, quello di oltre 100 milioni di euro per interventi antidissesto idrogeologico, sul quale la Procura di Catanzaro ha acceso i riflettori, attorno al quale, sospettano i finanzieri che hanno acquisito le carte nelle scorse settimane, ci sarebbe del marcio. Un dato in particolare sarebbe molto significativo secondo gli inquirenti. La delibera inerente il bando è del 1 luglio scorso, la pubblicazione all'albo pretorio invece è del 16 dicembre, ben 5 mesi dopo, e manco a dirlo, solo dopo il blitz delle Fiamme Gialle. Una circostanza rilevata dal Quotidiano del Sud con un servizio a firma di Paolo Orofino, il quale offre nuovi spunti sull'inchiesta avviata dalla Procura di Catanzaro. D'altronde, come noi avevamo anticipato nelle settimane precedenti, non è solo il pool investigativo guidato dal procuratore aggiunto Giovanni Bombardieri a indagare su Calabria Verde. Anche la procura di Castrovillari ha acceso i riflettori. Si occupa di un presunto traffico truffaldino di legname. Un filone ulteriore che potrebbe creare nuovi grattacapi sul piano politico al governatore Oliverio in persona, stante l'interesse manifestato da un suo dignitario nella vicenda su cui indaga il procuratore Eugenio Facciolla. E poi ci sarebbe un terzo filone, ma questa è un'altra storia ancora, sul quale avrebbe aperto un fascicolo un'importante procura al di là del Pollino. Interessati, tra gli altri, un grosso imprenditore e un importante politico calabrese. E voltiamo decisamente pagina. Dopo il taglio del nastro, entra adesso nel vivo l'Imen Arte 2015, la grande manifestazione artistica calabrese che nella sua settima edizione torna nella sede della Camera di Commercio di Vibo Valentia. 150 opere realizzate da artisti di fama nazionale ed internazionale, esposti nella nuova ala della Camera di Commercio di Vibo Valentia, inaugurata in occasione dell'apertura della settima edizione del premio internazionale Limen Arte, che ha aperto i battenti sabato scorso e che sarà visibile al pubblico tutti i giorni fino al 14 febbraio. Nel ristrutturato complesso monumentale del Valentianum, la cerimonia di inaugurazione, ad accogliere le centinaia di visitatori, suggestive installazioni, dai videomap ai giochi di luce e colori che hanno reso l'atmosfera magica e suggestiva. Dopo la conferenza stampa di presentazione, tutti al piano superiore per il taglio del nastro che ha dato il via ufficiale alla settima edizione del premio internazionale Limen Arte. Il Limen Arte, ha annunciato il presidente della Camera di Commercio Michele Lico, non vuole essere un solo premio di pittura e scultura, ma un moltiplicatore di esperienze che abitui alla cultura e alla bellezza, elementi basilari per la crescita della comunità. Noi soprattutto vogliamo dare spazio ai giovani artisti nazionali e internazionali, giovani provenienti dall'Accademia delle Belle Arti. Oggi, in occasione dell'inaugurazione, c'è stata una performance dell'artista scenografo fiorentino Francesco Cinelli e dell'artista Nicoletta Grasso, quindi giochi di luce con il light design, con il videomapping, con questi volti proiettati tra gli alberi e l'aiuolo, eccetera, che dialogano tra di loro. Un effetto veramente, direi, coinvolgente ed emozionante per tutti noi. Alla cerimonia di inaugurazione anche il direttore del Polo Museale dei Musei Scientifici di Milano, Domenico Piraina. Devo fare i complimenti alla Camera di Commercio anche perché è allestita tecnicamente molto bene e anche le opere qui esposte mi sembrano estremamente suggestive e meritevoli di ulteriori approfondimenti. È una delle realtà più significative e interessanti del panorama musicale calabrese, si tratta dell'Orchestra di Fiati di Delia Nuova nel Regino, che ha festeggiato il 15° anno dalla Fondazione Francesco Creazzo. 15 anni di musica, cultura, legalità, il tutto partendo da un dimenticato paesino dell'Aspromonte. È ciò che ha realizzato l'Orchestra Giovanile di Fiati di Delia Nuova, una realtà ormai affermata sulla scena musicale nazionale. Domenica nel centro aspromontano la cerimonia per festeggiare i primi 3 lustri dell'orchestra, ripercorrendo nelle tappe più belle. La fondazione, i primi concerti, ma anche l'emozione di essere supportati e diretti dal maestro Riccardo Muti e di essere invitati al suo festival a Ravenna.
un'occasione per guardare avanti, per ricordare a tutti che, come ama ripetere il fondatore Giuseppe Scerra, chi fa musica non delinque. Il futuro. Finora abbiamo fatto 15 anni di grandi sacrifici e di grande soddisfazione, va bene? Quindi perché abbiamo avuto soddisfazione immensa. Il fatto anche di essere diretti dal maestro Muti a Ravenna e rappresentare tutte le bande italiane, questo è stato un onore grandissimo per noi. Noi fra poco inaugureremo il nuovo locale. Deve uscire da questo nuovo locale un mini conservatorio, qualche cosa che deve servire allo sviluppo culturale e musicale non solo di Telianova ma di tutto l'Aspromonte e forse anche della Calabria. Si chiama Maria Francesca Macri e di Dinami nel Vibonese. Ieri ha festeggiato i suoi 100 anni. Noi c'eravamo e l'abbiamo intervistata. Cristina Iannuzzi. L'amore per il lavoro e la famiglia, questo l'elisir di lunga vita di Maria Francesca Macri, che ha festeggiato il secolo di vita. È lei la nonnina più anziana di Melicucca di Dinami, paese dell'entroterra vibonese, che per i 100 anni di nonna Chicca ha organizzato una grande festa di compleanno. Attorniata da figli, nipoti e pronipoti, la centenaria ha spento le candeline della grande torta offerta dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Ventrice, che l'ha omaggiata con una targa ricordo. E speciali sono stati gli auguri dei pronipoti. Nipoti. Per i tuoi 100 anni, vissuti con forza, tenacia e buona volontà, sempre a testa alta, affrontando le intemperie della vita, attraversando anni duri, difficili e talvolta tristi, con spirito e sacrificio. E quando le chiediamo il segreto che l'ha portata a raggiungere i 100 anni d'età, lei risponde così. Perché poi ti lavoravo sempre, ma da 2 anni che sogno così, se no lavoravo sempre, la settimana e giorno a casa. Quando eravamo di 9 anni, diventavamo un faticano e diventavamo una vera giorno. Focolare di casa, una vita dedicata al lavoro e alla famiglia. Grande esempio di vita per la comunità di Melicucca di Dinami, che ha partecipato numerosa alla speciale festa di compleanno di nonna Chicca, in segno di gratitudine e riconoscimento. È stato presentato al Comune di Cosenza il SIT, ovvero il Sistema Informativo Trapianti, che verrà attivato per dare la possibilità di esprimere all'atto del rinnovo della carta d'identità la volontà di donare gli organi. Da lunedì il Comune di Cosenza sarà interconnesso con il SIT, Sistema Informativo Trapianti, istituito nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario Nazionale, e sarà attivata la possibilità per i cittadini di esprimere all'atto del rilascio del rinnovo della carta d'identità da parte dell'anagrafe comunale la volontà di donare gli organi. Sarà chiesto al cittadino se intende iscriversi a questa banca dati nazionali e quindi dare la disponibilità all'espianto degli organi. È in assoluto l'atto di generosità più bello che si possa fare nei confronti del prossimo, ma soprattutto nei confronti di tante persone che continuano a sperare. Si tratta dell'atto conclusivo del progetto Una scelta in comune, organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'ASIT di Cosenza, Associazione Sud Italia Trapiantati e il Centro Regionale Trapianti. La Calabria in questo percorso per fortuna non è tra le ultime, si è adeguata a quello che è un piano nazionale, una legge a tutti gli effetti, e quindi anche il Comune di Cosenza adesso risulterà da lunedì attivo a tutti gli effetti e potrà trasmettere le dichiarazioni di volontà nell'archivio del Centro Nazionale Trapianti. Questo è un atto di grande civiltà. Ognuno di noi ha il diritto, il dovere e la possibilità assolutamente di sottoscrivere una dichiarazione di volontà per la donazione di organi e tessuti, e noi invitiamo a farlo in un momento di assoluta serenità. Catanzaro diventa capofila di un progetto che riguarda i bambini colpiti da malnutrizione infantile grazie ad un protocollo d'intesa siglato da UNICEF e Leo Club. Un passo avanti è stato compiuto. Da ora in avanti il Leo Club e l'UNICEF coopereranno per il bene dei bambini e meno fortunati con un impegno suggellato in un protocollo d'intesa. Ogni giorno nel mondo muoiono 17.000 bambini. Un totale di 6.205 morti annui. Di questi decessi praticamente 3 milioni
sono dovuti alla malnutrizione. Catanzaro diventa città capofila di un progetto di sensibilizzazione e informazione. Quindi cerchiamo appunto una collaborazione tra parte dell'EO e l'UNICEF per poter quindi organizzare dei seminari, degli incontri, dei dibattiti per poter sensibilizzare la comunità a tematiche importanti quali la malnutrizione, l'istruzione, i vaccini, l'HIV, l'AIDS. Nei paesi meno sviluppati si innesca spesso un circolo vizioso dal quale non è facile uscire. La malnutrizione diventa causa e effetto di un disagio, troppe le cause di incidenza. È una situazione grave perché non è un'unica causa a determinare questo, ma oltre alla povertà diffusa sono da affrontare anche altri problemi lì, perché c'è una situazione di siccità, per esempio, e quindi la siccità sappiamo che non permette né di coltivare né di allevare, quindi già l'alimentazione è scarsa per altri motivi. In questo modo si restringe ancora di più e quindi abbiamo questa duplice difficoltà da affrontare. Si chiama Giuseppe Lopreiato, aspirante a guardia marina dell'Accademia Navale di Livorno ed è un ex allievo del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia, che agli studenti della sua scuola ha voluto raccontare la marina militare e gli sbocchi che questa offre alle nuove generazioni. Anche quest'anno l'Accademia Militare di Livorno cerca reclute per implementare l'organico. A giorni verrà pubblicato il bando di concorso al quale possono partecipare giovani dai 17 ai 22 anni, che saranno sottoposti a numerosi test attitudinali e fisici per poter entrare a far parte del corpo militare. Come la passione, quella vera, capace di educare uomini e donne che vogliono guardare lontano, orgogliosi della sua storia e secolare tradizione, è Accademia Navale di Livorno. Ma chi sono i candidati ideali? Quali test da affrontare per superare gli esami e soprattutto quali prospettive lavorative offre l'Accademia? A queste altre domande ha risposto Giuseppe Lopreiato, ex studente del liceo classico Michele Morelli che, diplomatosi nel 2010, si è prima iscritto a giurisprudenza per poi superare il concorso in Accademia. E oggi, da cadetto, ha scelto di ritornare nella sua scuola per informare gli studenti delle quinte classi dell'opportunità che offre l'Accademia di Livorno. Come un ex studente del liceo Morelli, per me è stato un grande onore poter portare la mia esperienza a quelli che sono i ragazzi del liceo e quindi far capire più o meno quello che fa un ufficiale di marina e quello che è la vita in marina per i neo candidati al concorso, magari spero siano sempre di più per quanto riguarda il liceo Morelli e per la provincia di Venezia. Un incontro che rientra nell'ambito di un progetto più ampio voluto dal dirigente scolastico Raffaele Suppa, da tempo impegnato in iniziative volte ad orientare ed informare gli studenti sulle strade da intraprendere dopo il diploma di maturità. Festività natalizie, ci spostiamo a Cosenza dove l'asilo nido di via Livatino è stato teatro di un evento augurale nel segno della multiculturalità. Non possono esserci barriere di religione o di lingue quando si dialoga col cuore, così come è avvenuto nell'asilo nido comunale di via Livatino a Cosenza, dove intorno a tante candele accese, genitori e operatrici della struttura per l'infanzia, gestita come gli altri due asili nidi comunali dalla cooperativa sociale Orsa, si sono voluti porgere speciali auguri di Natale. Presenti l'arcivescovo metropolita di Cosenza Bisignano, Monsignor Francesco Nolè, il segretario dell'associazione Arrama Mahamed Fatih, a Deborah e Susanna Giovannini della chiesa Betel. A fare gli onori di casa la coordinatrice pedagogica dei nidi comunali Francesca Rina ed Alessandra De Rosa in rappresentanza dell'amministrazione comunale. Perché dappertutto ci sono così tanti recinti? Quest'anno gli auguri di Natale partono dai nostri nidi comunali per arrivare a tutti i bambini della città di Cosenza e non solo. Auguri di pace, di fratellanza, ma soprattutto auguri di multiculturalità, perché attraverso il metodo Montessori, che concepisce il bambino come padre dell'uomo, abbiamo voluto dare dimostrazione di come proprio partendo dal bambino, che è l'oro e il petrolio della nostra città, si possa costruire un futuro di pace, di fratellanza e di multiculturalità. E allora grazie a voi che avete accolto questi. E adesso l'ampia pagina dedicata allo sport. Ieri in campo le calabresi di Lega Pro, prima dei gol, ecco i risultati e le classifiche.
Catania Paganese 3-0, Martina Franca Foggia 0-2, Juve Stabia Monopoli 0-0, Matera Lupa Castelli Romani 1-0, Acragas Melfi 1-3, Catanzaro Ischia 3-0, Lecce Benevento 2-1, Cosenza Andria 1-0, Casertana Messina posticipata. E la classifica che cambia così: Foggia 31 punti, Casertana 30, Lecce 29, Cosenza 27, Benevento 26, Catanzaro, Fidelis Andria, Matera e Messina 22, Juve Stabia 20, Monopoli 19, Paganese 17, Acragas Catania 16, Ischia Melfi 14, Martina Franca 11, Lupa Castelli Romani 5 punti. Ottavo risultato utile consecutivo per il Catanzaro dopo due pareggi. I ragazzi di Alessandro Erra ritrovano i tre punti contro l'Ischia. Guglielmo Mastroianni. Con un secco 3-0 sull'Ischia, il Catanzaro chiude nel migliore dei modi il 2015, un finale di anno che nemmeno i più ottimisti solo un paio di mesi fa avrebbero potuto immaginare. La formazione del presidente Cosentino, infatti, dopo il cambio di guida tecnica con Erra al posto di D'Urso, ha inanellato una serie di risultati utili che l'hanno tolta dai bassi fondi della classifica del girone C della Lega Pro per riposizionarla in maniera stabile a centro classifica. Ieri, a risolvere la pratica contro gli isolani, ci hanno pensato Maita, Razzitti e Agodirin con tre reti colte nel primo quarto d'ora della ripresa, ma è stato tutto il Catanzaro a funzionare nel migliore dei modi. I gol di inizio secondo tempo infatti non sono stati altro che la logica conseguenza di una supremazia netta dei giallorossi. A sbloccare il risultato è Maida al sesto della ripresa, conclusione dal limite sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Giuliano che è sembrato visibilmente sorpreso. Al tredicesimo il raddoppio, assist di Squillace e conclusione vincente di Razzisti. Un minuto dopo è Agodirin con un tiro improvviso da 35 metri a battere per la terza volta Giuliano, chiudendo così il conto sul 3-0 finale. Alla ripresa, dopo la pausa natalizia, il Catanzaro sarà ospite del Melfi per iniziare il nuovo anno con lo stesso abbrivio con cui si è chiuso questo 2015. E solo 4 punti separano il Cosenza dal primo posto in classifica. I Silani allungano in classifica battendo la Fidelis Andria con un gol di Corsi. Una conclusione della distanza di Corsi dopo 25 minuti del primo tempo regala al Cosenza la settima vittoria in campionato e il quarto posto solitario in classifica nel girone C della Lega Pro. 1-0 il risultato finale nella partita al Marulla contro la Fidelis Andria al termine di una gara difficile che tuttavia il Cosenza ha meritato di vincere ben oltre il successo di misura. Dato importante, i rossoblù si confermano spietati in casa dove hanno collezionato 7 successi su 8 partite. Indicazioni positive per Roselli che deve solo rimproverare i suoi le troppe occasioni da gol mancate. Come detto, partita decisa da Corsi al primo gol stagionale. Il terzino destro si accentra e dalla lunga distanza lascia partire una parabola che va ad infilarsi all'incrocio alla destra di Poluzzi. Il Cosenza, per la verità, già in precedenza era andato vicinissimo al gol del vantaggio con una clamorosa traversa colpita da Arrighini. Poi, dopo il gol dell'1-0, è Raimondi a fallire il raddoppio concludendo al lato un ottimo contropiede imbastito dai rossoblù. Nella ripresa i padroni di casa controllano al meglio le sfuriate dei pugliesi, ripartendo puntualmente in contropiede con la Statella e Criaco. Il risultato però non cambia, il Cosenza centra l'ennesima vittoria in casa e festeggia il Natale nel migliore dei modi. E adesso il campionato di Serie D, risultati e classifiche dopo l'ultimo turno grazie alla nostra infografica. Siracusa Rende 2-0, Frattese Cavese 3-1, Noto Gelbison e Palmese Sarnese, Reggio Calabria 2 Torri si concludono con lo 0-0, Vibonese Vigor Lamezia 1-1, Agropoli Aversa Normanna 0-2, Gragnano Leonfortese 1-1, Scordia Roccella pareggiano 2-2. Ne deriva quindi questa classifica: Siracusa 36 punti, Frattese e Cavese 35, Aversa Normanna, Sarnese e Due Torri 29, Reggio Calabria 28, Vibonese 27, Leonfortese 25, Gragnano, Palmese 24, Marsala e Noto 22, Rende 19, Agropoli 18, Roccella 17, Gelbison 15, Scordia 12 e Vigor Lamezia e Fanalino di Coda con 11 punti. E passiamo alla Serie D. La Vibonese si lascia imbrigliare dalla Vigor e il derby della 19ª giornata di Serie D finisce in parità. Per i biancoverdi arriva un altro tassello per continuare a sperare nella salvezza, per i rossoblù è un'altra chance sprecata per risalire la classifica.
Nell'1-1 venuto fuori nel derby del Luigi Razza tra Vibonese e Vigor Lamezia restano tante incognite ed una sola certezza. Lo stadio rosso-blu non è più quel fortino invalicabile che aveva permesso ai ragazzi di Gaetano Di Maria di pensare a qualcosa in più della semplice e tranquilla salvezza. Non tanto per gli ultimi risultati, contro i biancoverdi è arrivato il terzo pari interno consecutivo, l'ultimo successo è datato 11 novembre, quanto piuttosto per quella capacità di portare in porto la nave anche con prestazioni non proprio esaltanti, che tra ragazzi del patron Caffo sembra sparita. Se ne è accorta subito la Vigor, che grazie ad un pallone svirgolato dal giovanissimo Barbieri passa in vantaggio con Fioretti. Sugli spalti cala il gelo, in campo si materializzano le anticipazioni della vigilia che volevano un Lamezia più in forma, reduce da 2 vittorie nelle ultime 3 partite. Tuttavia i ragazzi di Gatto verranno acciuffati poco dopo sull'asse Saraniti Allegretti. Il primo confeziona l'assist, il secondo firma il gol del pari. Decimo timbro in campionato per il bomber marchigiano, che servirà però a strappare solo un punto, nulla di più, perché nella ripresa la Vibonese non riesce a spezzare le briglie vigorine e quando gli avanti rossoblu si presentano davanti al portiere peccano di concretezza. È un'altra pesante chance persa per Dadalto e compagni. Per risalire la classifica bisognerà attendere il nuovo anno. La Regina non punge contro il Due Torri, chiude 0-0, impossibile superare il muro eretto dai siciliani, sprecata dagli Amaranto, un'occasionissima nel finale. Un pareggio che muove la classifica e non lascia segni sulla pelle di nessuno, un punto a testa per chiudere il 2015 quantomeno con un mezzo sorriso e rimandare le pretese d'alta classifica al nuovo anno. Reggio Calabria e Due Torri sparano a salva al Granillo, ma lo spettacolo sul rettangolo di gioco Amaranto non manca. Al contrario di quanto si potesse pensare, è la formazione ospite a fare la partita. Siciliani più attendisti di solito, meno difensivi invece contro i ragazzi di Cozza. È proprio il Due Torri, che di solito fa dalla retroguardia la propria arma, a procurare i brividi più profondi in attacco, soprattutto nel primo tempo. Al 24esimo il palo a negare la gioia del gol ai siciliani, mentre 10 minuti dopo solo la mira sbagliata di un soffio lascia invariato il risultato. Meglio la Regina nella ripresa, anche perché il Due Torri torna in campo mettendo in pratica quello che più gli riesce meglio: tirare i remi in barca, chiudersi a riccio ed eventualmente ripartire. Gli Amaranto sprecano all'83esimo l'unica buona chance concessa dagli ospiti, ma Forgione non è preciso e spara sopra la traversa. Graduatoria invariata per le due formazioni, con il Due Torri che resta davanti alla Regina. E il Rende esce sconfitto da Siracusa, 2 i gol dei siciliani che regalano l'ennesima disfatta in trasferta alla compagine cosentina. Siracusa batte il Rende 2-0 e chiude il girone d'andata in testa alla classifica. Subito Rende pericoloso al 9° con il cross di Gigliotti, che mette in apprensione la difesa azzurra, che si salva con affanno. Azzurri ancora con i residui della gara di Lamezia, che ci provano al 21esimo con Chiavaro di testa, ma il Rende si salva sulla linea con Musca. La ribattuta di Vindigni finisce sull'esterno della rete. Rende ancora pericoloso al 25esimo, Gigliotti di testa manda alto da buona posizione. Il Siracusa fa fatica a costruire, il Rende prende coraggio, ma la formazione ospite rischia la capitolazione al 39esimo su incursione di De Zai e nessun azzurro pronto per il tap-in vincente. Si chiude così un brutto primo tempo. Nella ripresa Sottil manda subito in campo Arena per Longoni e l'ex attaccante della Regina ci prova dopo un solo minuto di testa su cross di Orefice, palla alta. Al secondo tentativo Arena non sbaglia e il terzo minuto è la pennellata su punizione dell'attaccante azzurro trafigge De Brasi. Subito Trocini inserisce l'attaccante argentino Actis Goretta per Zangaro e al 9° Viola vola sotto la traversa per mettere in angolo una velenosa punizione di Musca. Al 18esimo De Brasi si complica la vita, ma Catania non ne approfitta tirando addosso al portiere calabrese. Al 18esimo clamorosa palla gol fallita dagli Aretusei, la percussione di Arena non trova azzurri pronti a mettere in rete. Un minuto dopo Ed Zai a presentarsi solo davanti al portiere, ma il diagonale dell'attaccante ivoriano fa la barba al palo. Al 35esimo però De Zai non sbaglia, pescato da Giordano trafigge De Brasi in uscita. E al 40esimo sgroppata di Orefice che scambia con Arena, ma il suo diagonale viene deviato in angolo dal giovane portiere ospite. Nei 3 minuti di recupero c'è solo l'espulsione del calabrese Feraco per fallo su Baiocco, sempre fra i migliori in campo. Al triplice fischio gli oltre 2000 spettatori festeggiano la vittoria. Il Roccella sfiora il colpaccio nello scontro diretto per non retrocedere contro lo Scordia. I ragazzi di Galati ribaltano il risultato nella ripresa, ma vengono riacciuffati nel finale di gara.
La prima occasione per i Roccella, punizione di Laribi deviata in angolo dal portiere Scordiense Vitti. Ancora Laribi su punizione serve in area Dorato che realizza, ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco. La partita è nelle mani del Roccella, ma a passare lo Scordia. Laribi e il portiere Mittica non si capiscono e il retropassaggio del numero 2 finisce tra i piedi di Palmiteri, che tutto solo non può che insaccare il gol del vantaggio Scordiense. Minuto 13, la partita si mette sul binario giusto per la squadra di Natale Serafino, alla ricerca della prima vittoria casalinga della stagione. Il Roccella subisce il colpo e solo dopo 10 minuti riesce a riportarsi in avanti, ancora con una conclusione di Laribi, protagonista nel bene e nel male della partita dei calabresi. Altra occasione al minuto 26, il colpo di testa di Coluccio finisce fuori, preludio al gol che arriva puntuale alla mezz'ora, protagonista ancora Laribi, ancora su calcio di punizione dal limite, questa volta però il pallone finisce in rete sul palo del portiere. 1-1 e palla al centro. La risposta dello Scordia è il frutto di uno scambio Palmiteri-Calabrese, la conclusione del numero 11 è parata agevolmente dal portiere ospite. Segnali importanti per lo Scordia, che però prima dell'intervallo si distrae e subisce la seconda rete. Contropiede micidiale del Roccella, cross basso di Laveco e tapin vincente di Dorato. Partita ribaltata e Roccella in vantaggio all'intervallo. In avvio di riprese Roccella sfiora il gol con un colpo di testa di Cioffi fuori di poco. Serafino inserisce Pascali e Ascione, un colpo di testa di Palmiteri si avvicina alla porta di Mittica. Poi è Vizzi a salvare il risultato sulla palombella, sempre di testa di Sor Giovanni. La partita si infiamma, Maimone su punizione sfiora il gol, Mittica si supera per deviare in angolo. Il Roccella decide di controllare, lo Scordia ci prova, con il cuore più che con la tecnica. Ed è con il cuore che Ascione trova il gol del pareggio alla mezz'ora. Maimone serve al centro un pallone d'oro che Ascione non può sbagliare. E adesso il basket. Agrigento indigesta per la Viola Reggio Calabria che viene battuta di misura. Fermati sul più bello, sconfitta 76-70 per la Viola Reggio Calabria sul campo di Agrigento. La squadra di Benedetto si conferma però in crescita e viene fermata da un Agrigento più fiduciosa e da qualche errore della terna arbitrale. I padroni di casa partono subito forte con gli americani Itterton e Martin a fare da dominatori. L'ex di turno Alessandro Piazza distribuisce palloni senza incidere particolarmente. Nel secondo quarto la situazione si inverte, Viola sontuosa, presentissima in difesa e rimbalzo e devastante in attacco. La prima frazione si conclude con i nero arancio in vantaggio di 8 punti. L'inerzia però cambia dalla metà del terzo quarto in poi. La berma cala e Benedetto decide di reinserire un Crosariol autore finora di una buona gara. La terna arbitrale però commette qualche errore fischiando prima un'infrazione di passi e poi un fallo molto dubbi al pivot milanese. La panchina si infuria e gli uomini in grigio assegnano un tecnico a Benedetto. Agrigento si riporta in parità. L'inerzia del match è però cambiata e la Viola, complici due palle perse di mordente, va sotto di 10 punti. Gli atleti reggini si arrendono, consentendo ad Agrigento la quarta vittoria consecutiva. Domenica prossima per i Nero Arancio lo scontro salvezza contro Barcellona. Ed è tutto, termina qui l'appuntamento con l'informazione, grazie di essere stati con noi, vediamo come sempre un breve riepilogo dei principali servizi andati in onda in questa edizione del telegiornale, prossimo appuntamento alle 20.15. Bolzano prima, Milano seconda, Reggio Calabria ultima, ultima su 110 province italiane. L'amara classifica è quella che il Sole 24 Ore stila ogni anno per decretare le città dove si vive meglio. In 12 mesi Reggio Calabria... Il caso di Don Antonello Tropea, il presunto prete pedofilo di Messignadi, il silenzio della curia locale sono solo l'ultima tegola per una chiesa calabrese, Regina in particolare, travagliata dagli scandali pubblici. C'è più di qualcosa che non torna in Calabria Verde. E l'appalto per le milionarie forniture di mezzi antincendio, su cui poi l'ente in-house della regione ha improvvisamente fatto marcia indietro, altro non è che la punta dell'iceberg. C'è quell'altro... 150 opere realizzate da artisti di fama nazionale ed internazionale esposti nella nuova ala della Camera di Commercio di Vibo Valentia, inaugurata in occasione dell'apertura della 7ª edizione del premio internazionale Limen Arte. Che ha... Con un secco 3-0 sull'Ischia, il Catanzaro chiude nel migliore dei modi il 2015, un finale di anno che nemmeno i più ottimisti solo un paio di mesi fa avrebbero potuto immaginare. La formazione del presidente Cosentino, infatti, dopo il cambio di guida tecnica con Erta. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia.
Dal lunedì 26 ottobre l'edizione pomeriggio della CNews 24 va in onda alle 16:30. I calabresi sono informati.